Allora, Bianco, c'è stata una interrogazione che credo non ha avuto risposta, Due. due interrogazioni, perché quello che lei ha sollevato riguarda una sorta di disegno che ci sarebbe dietro, No, c'è, cioè, no, ci sarebbe. ci sa io dico ci A sarebbe, questo punto devo dire c'è. cioè di distruggere, tra virgolette, Sì. le banche del territorio, Sì. Banca Etruria e Monte Monte dei dei Paschi. Paschi, per favorire un terzo Sì. istituto? Io sono partito da un dato di fatto. State attenti che sulle prime, quando successe questa cosa, io mi presento fece un'assemblea alla Borsa Merci. Io sono avvocato, ma sono anche revisore contabile iscritto all'albo europeo, quindi un pochino ci capisco su questi megaconti. E vedo che manca 800 milioni. E mi accorgo di una cosa stranissima, che 4 giorni prima della firma di quel decreto vengono venduti dalla Banca Popolare, dalla Banca Etruria, io chiamo sempre Banca Popolare, 280-290 crediti in sofferenza al 14,50%, che sono stati comprati da una banca, da una cosa, non faccio il nome, tanto è nell'interrogazione, i cui consiglieri di maggioranza è una società che è presidente il dottor Binismaghi. Quindi Binismaghi ha comprato i crediti. Dopo un pochino di tempo viene fuori che Binismaghi viene nominato, c'è cioè un'altra società di Binismaghi, questa più famosa, la Società Generale, viene nominata advisor di Banca Etruria. L'advisor di Banca Etruria è colui che decide come si vende una banca, quando si vende una banca, a che condizioni si vende una banca. La Società Generale francese, di cui Binismaghi è presidente, viene nominata advisor la Consob dice che non ravvede motivi e che il prezzo è concorrenziale, non ci sono motivi di. Esatto. Viene fuori poi che, come per miracolo, dopo qualche mese Binismaghi viene nominato presidente anche della Chianti Banca. Ma ne scopre un'altra che non la sapevo io, che Binismaghi è presidente della stessa Società Generale che è anche socia e rappresentativa di Chianti Banca. Nella sostanza si ha Binismaghi che, attraverso Chianti Banca, di cui è presidente, secondo me vuole occupare il territorio ragionando ad hoc nella distruzione della Banca Popolare, della Banca Etruria, perché l'ha fatti lui i conti, ha fatto lui in modo che mancassero gli 800 milioni. Faccio queste due interrogazioni. Ora, quando si fanno queste interrogazioni molto gravi, il governo risponde sempre indignato, che si rifiuta di rispondere. Perché? Silenzio di tomba, come se non avessi detto niente. Il Corriere della Sera un pezzettino così, il Sole 24 Ore niente. Dopo 10 giorni il Corriere della Sera fa un'intervista a Binismaghi, il quale dice che ha preso Chianti Banca perché i territori lasciati liberi da Banca Etruria e dal Monte dei Paschi devono essere oggetto di questa grande banca che lui vuole organizzare. Allora c'era il piano. Lo ammette. Lo dice. Cioè, con una prosopopea che è veramente indegna. Ora, cosa mi domando io? Posso avere ragione, posso aver torto, ma il Consiglio Comunale d'Arezzo che cazzo fa? Scusate. Il sindaco d'Arezzo che dice? Il presidente della Camera di Commercio che dice? Gli industriali che dicono? Tutti zitti.